Ultimamente stanno arrivando un po' troppi rientri di fido per famiglie, ma anche e soprattutto per le aziende un po' ingiustificati. Se ti va bene, ti chiama il direttore e ti dice: "Signor Rossi, passi un attimo da me quando ha tempo che dobbiamo fare una chiacchierata." Se ti va male, ti arriva direttamente una raccomandata con ricevuta di ritorno indicandoti il tempo entro il quale devi rientrare dal fido. Quindi oggi cerchiamo di fare un po' il punto su come evitare il rientro del fido. Quali sono le azioni che devi compiere per evitare il rientro del fido? Poi alla fine ti voglio dare un po' di consigli appunto sulla chiacchierata da fare con il direttore e gli incontri che dovrai affrontare quando appunto ti viene richiesto un rientro del fido immediato e inaspettato. Come al solito, l'invito è quello di iscriverti a questo canale se ancora non l'hai fatto, e ti invito anche ad iscriverti nel mio sito internet qualora volessi ricevere il nuovo libro in uscita sulle soluzioni debitorie e poi altre notizie e strumenti che voglio fornirvi gratuitamente. Innanzitutto dobbiamo dire che devi evitare di andare extrafido. Questo mi sembra abbastanza scontato rispetto agli altri punti che ti andrò a breve ad illustrare, ma a volte non lo è. Cioè, se hai un fido di 50.000 euro, devi stare nei 49.999,99. Perché andare spesso oltre i 50.000, pagarci gli interessi, le commissioni aggiuntive, non è un buon segnale per la banca. Devi evitare di utilizzare il fido per fare investimenti senza ritorni. Parlo di investimenti finanziari. Devi evitare di utilizzare il fido per fare investimenti di lungo periodo. Non è il fido lo strumento che la banca riconosce per fare investimenti. Della serie, non puoi comprare dei macchinari con un fido. Devi utilizzare il fido per esigenze di cassa temporanea, così le definisce la banca. Diversamente, la banca sa per che cosa stai utilizzando questi soldi. Cioè, nel momento in cui gli arriva l'alert del suo algoritmo, un tot al mese, una volta ogni 3 mesi, va ad approfondire come hai utilizzato questi soldi, quindi per fare investimenti a lungo periodo e non per esigenze di cassa per cui vengono dati i fidi di conto corrente, e può decidere un rientro immediato. Devi sforzarti di utilizzare l'80% del fido. Oltre quella soglia, la banca la vede come un segnale di tensione finanziaria. Ora dirai: "Ma se ho un fido da 50.000, perché ne devo utilizzare 40.000?" Non sto dicendo questo, sto dicendo che lo puoi utilizzare oltre 40.000. Non puoi stare sempre lì lì al limite. Altrimenti, con le nuove regole e gli algoritmi che hanno all'interno delle banche, questo viene visto come un segnale di tensione finanziaria. Questa situazione peggiora il tuo merito creditizio, come lo chiamano le banche. Potresti cioè diventare non più meritevole dei loro soldi, del fido, e potrebbero richiederti il rientro, perché i soldi di fido, di conto corrente, è una disponibilità che la banca ti sta concedendo. Devi sapere che se sei sempre in rosso, quindi fido da 50.000, sei a 20.000, 30.000, 40.000 di utilizzato, stai sempre lì dentro per un lungo periodo, al CRIF il tuo conto corrente risulta non movimentato. Il tuo conto corrente risulta movimentato se ogni tanto vai solo allo zero, quindi più 10.000, più 20.000, cioè non stai sempre ad utilizzare, a star dentro al fido. E queste informazioni qui arrivano ad altre banche nel momento in cui vai a chiedere altri fidi di conto corrente o altri finanziamenti. Tradotto, se stai sempre dentro il fido, magari qualcuno di voi ci sta dentro perché sa che il fido non è pignorabile, va benissimo, ma se stai dentro al fido è come se scattasse una segnalazione. Anzi, ti dico di più. I dati reali, i fatti, se stai sempre dentro il fido, senza mai andare oltre lo zero, quindi non utilizzando il tuo fido, per più di 3 mesi, scatta una segnalazione. Non è una segnalazione da cattivo pagatore, ma è una segnalazione che è incrociata con altri dati, che sono i bilanci della tua società, la movimentazione, gli incassi e quant'altro, può portare la banca a farti rientrare del fido di conto corrente immediatamente. Ora voglio darti qualche informazione sulle chiacchierate con il direttore, no? Magari ti sarà capitato o sarà capitato a qualcuno di voi di ricevere la telefonata della serie: "Ma quando è che può passare dalla filiale che dobbiamo fare due chiacchiere?" Ecco, te lo dico in anticipo, se non ti è capitato, se ti è capitato ti ritornerà quello che sto per dirti. La banca, il direttore, non è che ti chiama
per fare due chiacchiere su come va la tua azienda. Anche se magari appena ti ritrovi in filiale ti chiede: beh, allora come va? In realtà è il primo che sa come va, perché vede i tuoi conto correnti, non c'è bisogno di domandarti. Bene, se ricevi questa chiamata con la frase: quando passo a fare una chiacchierata da noi, sappi che deve essere un campanello d'allarme. Cosa succede? Ti succede che tu ti trovi lì e ti propone, dopo averti dato la notizia negativa, o magari non te l'ha data, non ti dice subito devi rientrare entro 7 giorni, ok? Di norma le grandi banche mandano raccomandata e se ne fregano di te, anche se tu credi di avere chissà quale rapporto col direttore, eccetera, eccetera, ma sono degli algoritmi, loro sono dei responsabili che decidono il rientro, sono delle indicazioni che vengono dall'alto, non c'entra niente il responsabile della filiale. E che cosa fanno? Ti propongono un piano di rientro. Ora mi è capitato di conoscere degli imprenditori che hanno detto, furbi secondo loro, no? Ok, adesso che faccio? Accetto il piano di rientro, così mi evito la segnalazione. Poi vado in un'altra banca e chiedo un fido o un finanziamento da qualche altra parte. Nel frattempo ho evitato la segnalazione con il piano di rientro. Non funziona così. Non funziona proprio così. Se ti sta chiedendo il rientro, vuol dire che il tuo livello di rating, come direbbero ancora i banchieri utilizzando i loro termini, in centrale rischi è già negativo e difficilmente qualcuno ti concederà ancora del credito. Quindi che cosa devi fare? Se questa è la tua idea, vacci prima. Quando ti chiama, dobbiamo fare una chiacchierata quando passa. La situazione puzza, ma perché? Per quale motivo? No, non ti preoccupare, passa, passa. Bene. Vai direttamente a chiedere un fido perché magari ti serve per il tuo lavoro, per qualsiasi situazione che può capitare a un'azienda, è necessario a volte e spesso avere un fido. Ok, bene, vai da un'altra banca, porti il tuo bilancio perché sai che per aprire un fido devi portare il tuo bilancio, ti schedano, eccetera, eccetera, fanno le verifiche e ti danno una risposta. Se la risposta è positiva, ti prendi il fido, lo firmi e poi vai dal direttore. Se la risposta è negativa, almeno quando vai dal direttore che ti proporrà il piano di rientro, dici: ma perché ti devo dare questi soldi indietro, visto che mi stai mettendo in difficoltà in questo momento qua? Poi non ti sto dicendo che non devi rientrare, ti sto semplicemente dicendo che oltre ad aver avuto la botta di rientro immediato, su cui tu tutti i mesi hai pagato gli interessi, le commissioni, le spese varie, il piano di rientro non è che ti sarà fatto gratis. Di norma ti applicano altri interessi. Quindi potrebbe essere utile trovare altre soluzioni. Cioè, ti sto dicendo, se sei già andato da un'altra parte e il fido da un'altra parte non te l'hanno concesso, vai a fare la chiacchierata con il direttore che ti dice devi rientrare del fido, mi dispiace, bla 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 bla. Sei consapevole che se dall'altra parte non te l'hanno dato, questo qui ti sta chiedendo il piano di rientro, ti hanno segnalato. Ripeto, è una segnalazione diversa dal cattivo pagatore. Nel video delle segnalazioni in CRIF o in centrale rischi ti ho spiegato, vado a vedere se è la prima volta che ti ritrovi qui, che ci sono diversi gradi e livelli di segnalazione. Quindi, segnalato per segnalato, puoi cercare soluzioni diverse, cioè proporre un saldo e stralcio. Non subito vai a vedere il video del saldo e stralcio, perché il saldo e stralcio per arrivarci passa del tempo, non è che col direttore parli di un saldo e stralcio, non sa neanche cos'è in alcune circostanze e non può farlo. Il credito deve diventare un credito in sofferenza, un NPL cartolarizzato, venduto, gestito oppure dal recupero crediti, e allora potrai andare a fare un saldo e stralcio. Ora ripeto, non ti sto dicendo di non accettare un piano di rientro, ti sto dicendo che se ti ritrovi in una situazione del genere in cui sei già segnalato e magari se stai utilizzando il fido e non utilizzi la tua liquidità, i tuoi soldi per lavorare, sei in difficoltà. Quindi tanto vale trovare delle soluzioni alternative. Bene, per questo video è tutto, spero che vi sia utile a voi imprenditori o alle famiglie che hanno richiesto questo rientro. L'invito come al solito è quello di iscriverti questo canale per rimanere aggiornato non solo su queste tematiche, ma su tutte quelle che affronto all'interno di questo canale, che sono quattro. Puoi andarle a vedere nella home. Se hai piacere, puoi iscriverti anche al sito internet per ricevere altro materiale gratuito o quello che insomma verrà. Ci vediamo alla prossima. Ciao.